Buonasera, il nostro centro è particolarmente lieto di avere ancora una volta ospite il giornalista e scrittore Piero Verni, che è un nostro amico naturalmente, che è amico non soltanto del Tibet e dei buddismi, ma è un amico personale di molti di noi, lo conosciamo da tanto tempo, ci frequentiamo, apprezziamo molto il suo lavoro. Adesso è stata pubblicata questa biografia di Sua Santità il Dalai Lama dall'editore Nalanda, è appena uscita questa edizione ed è la terza edizione rivista e aggiornata di una biografia di Sua Santità il Dalai Lama che Piero Verni ha fatto 30 anni fa e che nel corso del tempo è stata sempre regolarmente rivista. Fino ad assumere l'aspetto di questa pubblicazione, che è senz'altro, noi sappiamo tutti che quando uno fa le revisioni delle cose le migliora, e questo è senz'altro decisamente un ottimo prodotto editoriale, e sono sicuro che avrà un grande successo. E non tanto perché qui l'autore stiamo presentando il suo libro, ma perché quando uno inizia a sfogliarlo, prima lo guarda distrattamente, poi scopre che ci sono un'infinità di riferimenti interessanti e quindi comincia a leggere qualche capitolo, poi alla fine si trova che l'ha letto tutto ed è molto soddisfatto. Questo è quello che è successo a me, naturalmente. La mia funzione è quella di fare delle domande, io farò delle domande, poi se qualcuno di voi ha delle altre considerazioni da fare, molto, molto volentieri vi offriremo dello spazio. 30 anni sono molti, sono senz'altro tantissimi. E in questi 30 anni io so che tu sei andato diverse volte ad Dharamsala, sei andato in India a seguito del Dalai Lama, hai partecipato anche a delle iniziazioni di Kalachakra e sei stato veramente un pellegrino no? Che ha percorso tutti i sentieri del buddismo. Vivo, no? Stai in compagnia di tutti quelli che andavano ad ascoltare gli insegnamenti, ma hai avuto anche il privilegio di stare vicino al Dalai Lama. C'è un detto tibetano che dice che quando sei in viaggio e incontri un altro viaggiatore che fa il tuo stesso percorso, dopo un giorno diventa un compagno di viaggio e dopo una settimana diventa un amico, ma dopo un mese diventa te stesso. Quindi io non ti chiedo se tu e il Dalai Lama, se tu sei diventato te stesso con il Dalai Lama, che sarebbe già un'ottima cosa, ma nemmeno se siete diventati amici, questo poi me lo potrai dire. Ma vorrei sapere invece se quello che si definisce un semplice monaco buddista che viene dal Tibet, insomma, Sua Santità il Dalai Lama, nel corso di questi anni di frequentazione, perché tu l'hai intervistato più volte per i giornali, hai scritto di lui, hai tradotto anche delle pubblicazioni, eccetera, ti ha lasciato un segno dentro. Che cosa essere così vicino a Sua Santità? Io credo che un vero praticante buddista sarebbe già solo beato di stare vicino a Sua Santità senza nessun problema. Però, visto che tu l'hai intervistato, l'hai parlato, vi trattate amichevolmente, ha lasciato il Dalai Lama un segno nel tuo modo di affrontare la vita? Direi proprio sì. Intanto grazie Rinpoche e grazie a tutti gli amici del Centro Mandala per avermi invitato ad essere ancora una volta così cortese nei miei confronti e nei confronti del mio modestissimo lavoro. Ma dunque, la domanda è molto complessa. Sì, potrei dire certamente finirla lì. Beh, io ovviamente non, con tutto il rispetto e con tutta la devozione possibile, sì, penso di poter dire che il Dalai Lama è un amico spirituale, nel senso che è un maestro ed è anche una persona con la quale io ho avuto e ho la fortuna di intrattenere dei rapporti anche non così formali come quelli di un'intervista, nel senso che,
Io ho avuto tante conversazioni a registratore chiuso, ho avuto tante registrazioni, non so, tante conversazioni con Sua Santità a pranzo, a cena, oltre a quelle, diciamo così, più formali, nel senso registratore e mezzo, io seduto da una parte, Sua Santità seduto dall'altra, in questi che sono 35 anni, perché il progetto iniziale risale al remoto 1985. Allora, però, voglio subito rispondere alla tua domanda, Rinpoche. Certamente, certamente. Questo enorme privilegio che io ho avuto, chissà per quale bizzarro motivo, di poter frequentare abbastanza da vicino, possiamo dire, un personaggio del genere. Io la primissima intervista, molto breve, molto proprio veloce, comunque lei ebbe addirittura nella primavera dell'80 ad Aranzala, era maggio mi pare, e poi da quando l'ufficio del Dalai Lama di Aranzala accettò questa idea di una biografia autorizzata e che costruimmo insieme, perché io questa biografia la costruì insieme a Tenzin Gece, che all'epoca era un bravissimo come dire, segretario personale del Dalai Lama. Quindi sono più di 35 anni che ho questa fortuna di frequentare il Dalai Lama, e devo dire, sì, anche il buddismo in generale, però chi ha lasciato proprio un segno nella mia vita, oltre ad altri grandissimi maestri con cui ho avuto la fortuna di studiare, è proprio il Dalai Lama. Dalai Lama, beh, sarebbe lunghissimo e poi forse anche un po' noioso per voi dire, proprio andare nello specifico, sicuramente il Dalai Lama ha modificato in meglio il mio carattere, ha smussato tutta una serie di asperità, di estremin, di radicalità in senso negativo, e veramente credo che se io, nei limiti del possibile, sia una persona più compassionevole, più tollerante, più aperta di alcuni decenni or sono, lo devo proprio alla frequentazione con il Dalai Lama. Perché vedete, il Dalai Lama, come anche altri grandissimi maestri, tu quando incontri un lama hai di solito una duplice possibilità. O trovi una persona di altissimo livello che insegna molto bene delle cose molto elevate, oppure hai, come dire, la fortuna di essere in presenza delle cose insegnate. Il Dalai Lama, così come altri grandi lama, non ti insegnano la compassione, te la trasmettono perché sono loro la compassione. L'apertura mentale non te la insegnano, come dire, spiegandotela, sia pure benissimo, ma perché tu la incontri, tu la senti, tu in qualche modo ne entri a fare parte. La penetri. La penetri, o lei che penetra te, adesso dipende dai punti di vista, però in questo il Dalai Lama e altri grandi maestri che io ho avuto la fortuna di frequentare veramente hanno cambiato il corso della mia vita, la mia interiorità, la mia capacità di vedere, di guardare, anche se chiaramente c'ho miliardi ancora di passi da fare. Le vite sono tante. Nella direzione, però. Bene, io ho dimenticato di dire il titolo, cioè il titolo del libro è Il sorriso e la saggezza. Ho detto prima che chi si trova questo volume in mano, che è composto da un bel numero di pagine, tra l'altro, e quindi potrebbero scoraggiare chiunque dall'idea di avventurarsi in una lettura, poi alla fine trova delle cose interessanti, comincia a leggiucchiare qua e là, ma vabbè, sì, dopo un po' si accorge che deve leggere tutto e alla fine non legge veramente tutto. Io ho trovato, ad esempio, molto interessante il fatto che in questa storia del Dalai Lama ogni tanto fra un capitolo e l'altro vengono inserite delle finestre, dei box,
che parlano di argomenti vari, cioè non parlano più della vita del Dalai Lama, ma descrivono molti aspetti della cultura e del buddismo tibetano e anche molte esperienze che ha fatto lo stesso autore, infatti ci sono dei punti in cui descrive delle esperienze personali, le quali esimono il lettore e lo aiutano, no? Dal fare delle ricerche profonde in voluminosi libri che parlino della cultura, perché qui c'è veramente molto, non dico che c'è tutto, però ci sono delle indicazioni chiare che permettono di soddisfare anche la curiosità di chi legge questo libro. E in genere chi fa un lavoro di... Io lo trovo intelligente questo fatto di aver inserito dentro questi box, perché il libro non è soltanto più la storia del Dalai Lama, ma è la storia del Tibet, e quindi si trovano dei riferimenti. Uno non esce acculturato, ma esce informato, ed è un'informazione precisa, quindi i riferimenti che vengono fatti sulle esperienze dell'autore, ma anche sulla società del Tibet, per qualcuno come me che ha letto qualcosa e c'è stato anche in mezzo, sono chiari e sono veritieri, sono corretti. Allora io mi sono chiesto, ma quando uno fa un lavoro di questo genere, al di là della biografia di Sua Santità, ma inserisce delle cose e mette anche qualcosa di vissuto, io mi sono chiesto, ma c'è fra tutti questi box che sono stati presentati e che sono, come dicevo, una trovata intelligente per permettere al lettore di guarducchiare qua e là e informarsi un po', c'è qualche cosa che l'autore predilige? C'è qualche passaggio che gli ha lasciato un segno particolare? C'è qualcosa che è stato realizzato anche soltanto nella scrittura in un modo più pregnante, più completo, perché ha preso il cuore, ecco. C'è un capitolo che magari ti ha toccato di più? Allora, un attimo, un piccolo passo indietro. Quando, ripeto, insieme all'ufficio privato del Dalai Lama e al Tenzin Gyatso là, cominciamo a pensare a una biografia del Dalai Lama, bisogna raccontare ai ragazzi che era un secolo fa praticamente, beh, a parte che era veramente un altro secolo e un altro millennio, perché il Dalai Lama lo conosceva, era praticamente sconosciuto ai più, sì, c'erano dei piccoli ambienti accademici che lo conoscevano, c'era questo réseau di centri buddisti tibetani che cominciava a nascere, c'era qualcuno che orecchiava qualche vecchia teoria teosofica, però insomma al grande pubblico proprio il Dalai Lama non diceva niente, non né come noto. Persona, né come figura, né come ruolo. E il Tibet lo stesso. Allora, quando abbiamo pensato di come poteva essere una biografia, e ce n'erano due di biografie in italiano, nessuna, ma due biografie in tutto, del Dalai Lama, e abbiamo pensato con Tenzin Gyatso che era importantissimo raccontare, certo, le vicende biografiche di questa persona e all'interno di questo racconto mettere anche delle informazioni sul mondo da cui questa persona proviene e di cui è il massimo rappresentante. Però lo facemmo all'interno di un'unica narrazione, non era spezzato, tutti questi elementi, questi segmenti, queste incursioni nella cultura, nella civiltà tibetana erano un tutt'uno con la narrazione biografica. Quando la casa Nalanda mi ha chiesto se volevo riprendere in mano questa idea e rifarla completa, questo è un libro fatto ex novo, tra le novità c'è stata proprio questa cosa qui, che avendo ormai una certa, come dire, essendoci una certa conoscenza generica sia della cultura tibetana sia del Dalai Lama stesso, io ho pensato di tutti le finestre, no? Che ne so, i monasteri tibetani, il Bön, l'antica tradizione, e altri, di metterle proprio a parte, in modo che se il lettore vuole continuare
non interrompere la narrazione biografica può benissimo saltarli e andare avanti, poi riprenderli in un secondo momento. Questo nasce, Rinpoche, da una cosa che io odio fare, cioè quella di saltare le pagine. Quando io sono anche un grande lettore di libri gialli e ci sono delle volte che, come dire, il pathos del libro giallo, questi fanno 12 pagine sulla tutte cose tecniche di cui non mi interessa. Allora, ma è antipaticissimo perché non sai mai se salti qualcosa. Allora io ho voluto facilitare il lettore a dire no, non pigliate e andate così alla cavolo avanti. Se volete avere queste cose, fatta questa premessa. E di fatti ricordiamo bene che gli inserti hanno una colorazione di pagina diversa. Hanno una colorazione di pagina, anche l'inchiozzo è diverso, esatto. Proprio per evidenziare identificare subito questo. Tu mi chiedi, mi hai chiesto... Quale sì, ti è stato più a cuore? Ecco, beh, ce ne sono i due box ai quali sono sicuramente più legato sono quello che racconta la giornata del Dalai Lama, perché io nella mia follia ebbi il coraggio di chiedere al Tenzin Gyatso, questo parlo ancora proprio dell'85, se, visto che è così, sarebbe stato molto utile poter passare una giornata col Dalai Lama dall'inizio alla fine, mai pensando che ti dovevi alzare alle 4 di mattina. No, mai no, quello lo sapevo. No, mai pensando che una richiesta così, come dire, ambiziosa sarebbe stata accolta, invece lo fu. E io ebbi questo privilegio nel privilegio di poter andare a arrivare alle 4 di mattina, 4 e mezzo di mattina nella residenza del Dalai Lama e stare con lui fino alla sera e quindi seguirlo, intanto vederlo mentre meditava, e lì c'è un episodio divertente, mi dispiace che non è potuta venire per motivi familiari, ma la fotografa con la quale lavoravo, che si chiama Vicky Sevegnani, una persona che ha dato molto alla causa tibetana e ancora continua a darlo, e doveva fare le fotografie, un fotografo fa le fotografie. Allora voi immaginatevi una camera piuttosto piccola, peraltro, fate conto come un terzo, forse un quarto di questa sala. Entri in una luce molto tenue e il Dalai Lama in un angolo di questa stanza che sta meditando. Noi siamo entrati con il segretario del Dalai Lama, io e Vicky. Io, grazie a Dio, con il mio quadernettino di appunti mi sono potuto sedere in un altro angolo e prendere giù. La povera Vicky invece doveva andarsene in giro a fare queste fotografie. Che cosa è successo? Che c'era un bellissimo, vecchissimo parquet che però scoppiettava a ogni accenno di passo. Questa poverina era veramente imbarazzata. E quindi, pur essendo piccolina, non è una persona... E quindi c'era questa cosa veramente abbastanza divertente, perché tu capisci che questi scricchioli del perché, in un silenzio pneumatico come quello, sembravano dei colpi di fucile. Ti racconto un aneddoto che sarà piacevole anche per quelli che ascoltano, non ha riferimento con il libro. Una mia amica era andata con il marito a Londra perché c'era un'opera teatrale che voleva vedere e quindi avevano trovato un alloggio in un bellissimo albergo, eccetera, e alla sera alle 8:30 tutti partono perché questa cosa cominciava alle 9:00 e in questo albergo, che era un albergo 5 stelle con i pavimenti di marmo, il marito, che aveva comprato le scarpe nuove, scivolava e produceva questi effetti. E a un certo punto davanti a loro c'era un'altra coppia di signori un po' anziani, e questo cric 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 cri dava fastidio, come penso il camminare della tua fotografa. A noi, perché il Dalai Lama era staccato. Ecco, e a un certo punto la signora che era davanti si volta e dice al marito della mia amica: lei certamente non fa l'agente segreto, signora. No, ma poi la cosa incredibile
è che io ero veramente imbarazzatissimo, Vicky pure. Tanto è vero che a un certo punto guardo Tenzin Gesce negli occhi e gli faccio capire a cenni, deve smettere chi è. No, 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 come fa? E continua. Tanto è vero che poi ne abbiamo parlato al Dalai Lama e si è messo in una delle sue grandi... Ecco, e comunque, insomma, poi il Dalai Lama è uscito dalla meditazione e noi abbiamo potuto seguirlo in tutta la sua giornata, in cose anche molto private, lui è molto... appassionato di giardinaggio, io poi non ne capivo niente di serre, ma invece Vicky era un'esperta, una che ha il pollice vero, sono stati mezz'ora a parlare delle orchidee. E devo dire una cosa, semmai in tutta questa oltre 50, 60, non ne so, non ne ho mai nemmeno contate, interviste e conversazioni col Dalai Lama, ho visto in sua santità una puntina di orgoglio. È stato proprio quando parlava dei suoi successi con la, come dire, con la cura delle orchidee, che devo dire erano bellissime. Poi quando studia ci ha tutto spiegato, come, insomma, una giornata veramente molto bella a cui ho dedicato uno di questi box. Altra cosa a me particolarmente cara è l'ho intitolato Il Dalai Lama Teatro. Dalai Lama, lui ha scritto nella sua seconda autobiografia in modo particolare della sua passione per il teatro tibetano. Il mio karma fortunato ha voluto che mentre io, insieme al mio amico Claudio Cardelli e al mio amico professor Antonio Antisani, stavamo facendo un lavoro sul teatro tibetano, proprio in quei giorni si tenesse per la prima volta in esilio la celebrazione di questo Shotun, che è il grande festival di teatro tibetano che si teneva a Lhasa nel palazzo del Norbulinka e di cui il Dalai Lama ha parlato sia nella sua seconda autobiografia sia a volte anche con me. E allora andammo. Quando lui ci vide tra il pubblico, ci chiamò in un momento di pausa, no? Ci chiamò. E noi potemmo entrare, e io ho filmati di lui che guarda lo spettacolo con un binocolo attraverso una garza gialla, perché sennò i tibetani non avrebbero gettato nemmeno un occhio sui teatrati, certo, avrebbero certo. Solo guardato. E così prende appunti. E la cosa bella è che terminata questa entrata, questa pausa, lui ci ha raccontato tutta una serie di cose sul teatro tibetano. Io non avevo mai sentito parlare di teatro tibetano. In modo particolare ha fatto una lunga considerazione su come il tentativo dei cinesi di, come dire, di plagiare il teatro tibetano non è riuscito e non potrà riuscire, perché ci ha spiegato che tutta una serie di vocalizzi cardinali sì. Nell'opera tibetana lo possono fare solamente quelle strutture fisiche del Tibet. Beh, insomma, questa è stata un'altra esperienza di una grandezza, è così, e la racconto nel libro, e direi che queste sono le due cose più a me più care. Quindi tu hai avuto esperienza anche proprio diretta della vita e della cultura tibetana, sì. Sei stato anche a teatro, interessante molto. Però direi che tu hai fatto il tuo primo viaggio in Tibet o a Dharamsala quando nell'85? No, io a Dharamsala sono andato nel 72 per la prima volta, un ragazzino di 20 e poco più anni, capellone, e così all'interno di un viaggio, e quindi lì era interessante perché era un altro mondo Dharamsala in quegli anni. Poi ho conosciuto appunto il Dalai Lama brevemente nell'aprile-maggio dell'80, e poi dall'85 ho cominciato questa lunga serie di lavori. Peraltro per 14 anni sono stato presidente dell'Associazione Italia-Tibet e anche in quel ruolo ovviamente avevo dei rapporti privilegiati per avere accesso al Dalai Lama. Ecco, io ti volevo chiedere a questo proposito, siccome tu hai scritto la biografia, ma hai anche scritto un pezzo di storia del Tibet,
Quindi conosci bene l'ambiente, conosci bene le vicende, ma in questi 45 anni, 35-40 anni che sono passati dal tuo primo incontro con la realtà tibetana a oggi, secondo te, che cos'è cambiato nella mente e nell'atteggiamento dei tibetani e nella mente e nell'atteggiamento dei cinesi? Ma dell'atteggiamento dei cinesi posso fare solo un'analisi politica esterna e quindi, ecco, di quello dei tibetani invece credo di essere stato testimone, perché ti ripeto, io la prima volta che li ho incontrati era il 72, io non sapevo nulla di Tibet, Rinpoche, niente, ero un ragazzotto, avevo perché così come tanti di noi avevamo l'asfalto che ci bruciava, sì, sotto i piedi, ci mettevamo, avevamo voglia di altrove, l'India era l'altrove assoluto e quindi si andava lì. Io me lo ricordo, questa è una cosa abbastanza divertente, cercavo di dico, ma andiamoci con un minimo di conoscenza, e mi lessi le Upanishad nella traduzione stupenda di Pio Filippani Ronconi, pubblicata da Boringhieri. Ora, colsi il lato poetico, perché le Upanishad sono una scrittura veramente poetica e tradotte in una maniera bellissima da questo indologo, ma non ci capì assolutamente nulla, praticamente nulla. Mi fermai a questo livello estetico perché mi mancavano proprio le basi. In compenso sei stato affascinato dall'ambiente. Ecco, quando siamo arrivati a Dharamsala, noi nel 72, erano praticamente appena arrivati dal Tibet. Erano una tribù di Navajo, di Cheyenne, sì, come di Apache, era una roba incredibile, perché hanno questa grande... Io ero uno innamorato della cultura dei nativi d'America, avevo letto, credo, 12 volte Alce Nero parla, seppellite il mio cuore a Wounded Knee, e incontrai 100 anni dopo che i nativi d'America erano stati purtroppo genocidiati, una tribù vera, viva, dall'altra parte, che un frammento, una scheggia impazzita della storia le aveva proiettati dall'altra parte. E lì era veramente, c'era la signora dalla quale andavo a comprare il pane, che è l'unica cosa buona, a mio avviso, della cucina tibetana, perdonatemi. No, ci sono anche, io che sono un estimatore, posso dire che ci sono altre cose buone. Per lui il pane è l'unico. Ecco, però, insomma. E questa qui, poveretta, non parlava nessuna lingua che non fosse il tibetano di Lhasa, peraltro, e non sapeva contare. E io gli dovevo dire, guarda, mi dava un resto che era superiore a quello che io dovevo pagare per il pane. Questo per dirti. Certo. Ed era molto interessante, perché quello era veramente un pezzetto. Poi, con gli anni, ovviamente, le cose sono andate avanti, e poi i tibetani hanno cominciato a nascere in esilio, adesso siamo credo alla terza generazione, quindi ci sono stati dei cambiamenti, alcuni voluti proprio dallo stesso Dalai Lama, per esempio una democratizzazione forte della vita politica dell'esilio l'ha voluta lui. Anche contro, bisogna dire, il parere dei tibetani. Vi posso fare un esempio: quando il Dalai Lama nel 1963 promulgò una costituzione tibetana in esilio, che doveva essere, come dire, un po' da paradigma di quello che avrebbe dovuto essere un futuro Tibet libero, in questa costituzione c'era un codicillo che prevedeva in determinate circostanze l'impeachment del Dalai Lama. È successo un casino, perché questi sono arrivati e hanno scoperto come l'impeachment l'aveva voluto lui e loro. Per cui, insomma, la società tibetana si è anche in parte cambiata nel tempo, si è un po' trasformata, però Dharamsala, purtroppo, da un sogno di un piccolo villaggio, ne faccio la storia, sì, è diventata un'orrenda stazione di villeggiatura per la borghesia indiana, che non ti dico quale
rispetto possa avere per l'ambiente, e quindi adesso a me non piace, come mentre mi piace moltissimo, però io credo che l'essenziale della cultura tibetana è rimasto tale e quale. Cioè proprio il cuore di questa cultura io non credo sia cambiato in maniera significativa. Sono cambiati forse degli aspetti esteriori, adesso i tibetani, specie i giovani, ma non solo, parlano molto bene inglese. Adesso, con mio grande piacere, da una decina d'anni sono venuti fuori anche una serie di bravissimi fotografi, filmmaker, che raccontano loro finalmente in prima persona la loro storia. Però io credo che l'essenza proprio della quella che gli inglesi chiamano la Tibetanhood, cioè la tibetanità, quella non è stata sconfitta dalla modernità, non è stato. E invece per quello che riguarda la Cina, cosa mi puoi dire? L'aspetto politico? Ma io, guarda, ti ripeto, non sono stato una sola volta in Cina e quindi ho degli amici cinesi, questo sì, ma sono tutti quelli del mondo della contestazione, del dissenso, e quindi sono, credo, poco indicativi. Io credo che sia peggiorata molto la Cina e soprattutto è molto pericoloso questo ruolo che Xi Jinping si è ritagliato di nuovo Mao, con un potere ancora più assoluto di quello che poteva essere quello dei suoi predecessori, e per come la vedo io c'è un pericolosissimo delirio di onnipotenza nei rapporti tra la Cina e il mondo, che potrebbe essere molto pericoloso anche per la pace mondiale, come sempre quando delle strutture così autoritarie acquisiscono un forte potere e la sensazione di essere invincibili. L'invasione della Polonia nel secolo scorso da parte della Germania nazionalsocialista credo che sia un buon esempio. Ecco, a questo proposito, leggo qui a pagina 244, mi ero fatto un appunto, che tu fai un riferimento specifico alla forse intenzione di trasformare il Tibet in un immenso parco per turisti. E la definisce anche, visto che avevi citato prima gli indiani che tanto ti piacevano, una sorta di riserva indiana, sì, dove sempre meno tibetani recitassero come comparsi in una sceneggiata esotica di cui Pechino incassa i soldi del biglietto. Questo si rifà a un piano che fa parte del governo cinese, e pensi che questa situazione potrebbe cambiare nel tempo e quindi diciamo che il Tibet potrebbe tornare ad essere il luogo per eccellenza della spiritualità, oppure diventerà un grande parco, una grande... Beh, sai, questo, Rinpoche, dipende da quello che succederà in Cina. Io questa è una frase che avevo già scritto, che ho ripreso pari pari dalla prima e dalla seconda edizione, e lì parlavo di al futuro, ma adesso è così. Ci sono, credo, 30 milioni di cinesi in Tibet, come delle cavallette, non vi dico, anche perché purtroppo il Tibet è diventato di moda, ma non perché loro sono veramente interessati. C'è anche una parte di cinesi che in realtà che vanno addirittura sfidando anche situazioni non semplici, vanno a Dharamsala a ricevere gli insegnamenti del Dalai Lama. Però la grande massa dei turisti cinesi sono come delle cavallette, non diverse dai nostri, voglio dire, in tante altre parti del mondo. E quindi sicuramente quello che era un progetto adesso è una realtà. Il Tibet sta diventando un parco turistico, però è talmente enorme, quindi chiaramente non è che lo può diventare tutto, ma le zone come l'area di Lhasa e altre, sicuramente è così. Tu dici se potrà cambiare la situazione? Io non lo so, ne ho parlato tantissime volte ovviamente col Dalai Lama
Io personalmente ho meno, forse adesso anche lui ne ha un po' meno di fiducia, che questa classe dirigente cinese possa cambiare, perché è cambiata sempre in peggio. Io credo che se ci saranno dei cambiamenti positivi di regime in Cina e i tibetani potranno confrontarsi non con degli aguzzini, ma con un governo bene o male, diciamo, tra virgolette, democratico, anche se non saranno poi rose e fiori, però sicuramente lì quel dialogo che Sua Santità sta cercando così caparbiamente da quasi 30 anni potrebbe sicuramente avere luogo. Con questi dirigenti non credo. È un po' la situazione, venendo a casa nostra, delle popolazioni di lingua tedesca dell'Alto Adige sul Tirolo. Sotto al fascismo gli cambiavano i nomi, non potevi avere un nome tedesco se eri lì nato, che parlavi di tedesco, la messa in cioè tutta una serie di cose erano impensabili. Quando l'Italia, grazie a Dio, si è liberata dal fascismo ed è diventata una repubblica democratica, sono cominciati, anche se in maniera molto, anche lì non è che sono state rose e fiori, c'è stato un periodo anche di attentati in Sud Tirolo, Alto Adige, però poi alla fine la popolazione di lingua tedesca ha trovato un accordo più che soddisfacente con lo Stato italiano, pur rimanendo all'interno dello Stato italiano, cosa che vuole fare il Dalai Lama rispetto alla Cina e al Tibet. Però con questi dirigenti mi stupirebbe molto. Spero ovviamente di sbagliarmi, ma ho forti dubbi che con Xi Jinping... Ma soprattutto perché più passa il tempo e meno c'è la possibilità di riconoscere questa caratteristica di spiritualità che ai tempi veniva attribuita a tutto il Tibet. Sì, quindi... da questo punto di vista, cioè il Tibet, ragazzi, è grande, stiamo parlando di un paese grande, il Tibet storico, no? Il Tibet, la civiltà, abitato dalla civiltà tibetana, è grande come l'Europa, dal Portogallo a Praga, tanto per avere un'idea, da Londra alla Sicilia. Quindi governarlo proprio non è facile, quindi imporre ovunque dei modelli. Per esempio c'è stato un esempio interessantissimo di cui accenno nel libro, di questa comunità buddista di Larungar che si era sviluppata in una zona piuttosto remota del Tibet fino a contare 10.000 tra monaci e monache, poi è stata repressa, però voglio dire non è così facile per i cinesi proprio omologare tutto il Tibet e quindi io credo che ci siano delle sacche, come dire, ancora dove gli autentici, la trasmissione degli autentici insegnamenti del buddismo tibetano e della cultura tibetana ancora continuano e non dico che siano intatti, ma insomma sono ancora vivi. E mi diceva il Dalai Lama, parlando del Kala Chakra, per esempio, che questa scuola Jonampa, che era una delle scuole tibetane, poi era stata messa un pochino da parte, adesso il presente Dalai Lama ha reintrodotto nelle scuole principali, che adesso da 4 sono diventate 5, e lì pare che mi diceva proprio il Dalai Lama che una serie di insegnamenti del Kala Chakra, molto, molto, se non segreti, molto riservati. Lui ha notizie che in questi monasteri sono stati trasmessi da generazione in generazione in maniera ininterrotta e non traviata, come dire. Forse tu non lo sai, ma questo per orgoglio, naturalmente, visto che siamo nel nostro centro. La prima iniziazione di Kala Chakra, penso in Europa, secondo la tradizione Jonampa, è stata data al centro Mandala. No, questo non lo sapevo. Da chi? Non lo sapevo nemmeno io. Un'ottima cosa. Lo vedrai là. Ah. Ed è stata una manifestazione alla quale hanno preso parte
80 persone che venivano da ogni parte del mondo. È stato veramente per cui questo mi fa molto piacere, sono ancora più contento di essere un grande amico e devoto del Centro Mandala. Per cui, hai capito, tornando al discorso, ci sono sacche ancora di, diciamo, di civiltà tibetana autentica. È chiaro che il tempo non gioca a loro, non gioca a loro favore. No, è proprio una questione di tempo, perché io penso, ad esempio, tu hai parlato di 4 generazioni, io le ho viste queste generazioni, adesso la 4ª non so ancora, però almeno 3 generazioni di tibetani esuli le ho non soltanto viste, ma ho sperimentato la loro condizione, sono stato con loro. E ti devo dire che credo che difficilmente i giovani che oggi studiano in America oppure si perfezionano in altri paesi dell'Occidente tornerebbero in Tibet. Quindi, se fino a ieri si poteva sperare che tutti gli esuli, gli anziani, quelli che oggi sono anziani, sarebbero tornati volentieri a casa, oggi i giovani figli di questi esuli non la considerano più casa il loro Tibet. Guarda, su questo mi permetto però di avere un'opinione diversa. Io ero a Strasburgo, invitato proprio perché stavo, quando il Dalai Lama ha lanciato questa famosa, di cui parlo ovviamente nel libro, proposta di Strasburgo, in cui lui per la prima volta si diceva disposto a rinunciare alla richiesta di indipendenza del Tibet a favore di una significativa, nel testo inglese, meaningfulness, autonomia. Questa è una cosa che scioccò i tibetani. E sapete chi furono proprio quelli più contrari? Proprio quelli dell'esilio. Io ero presente al primo incontro del Dalai Lama a Zurigo con la comunità svizzera, tibetana svizzera, che all'epoca era la più grande del mondo, c'erano quasi circa ormai 4.000 persone, e non ho mai visto il Dalai Lama accolto con un gelo così palpabile come in quell'occasione. Parlando con loro, erano tutti contrarissimi a questa cosa. E dirò di più. Proprio tra i giovani, questo è un discorso, poi sarebbe lungo, gli elementi più radicali però si trovano proprio dai giovani. La generazione, cioè se tu trovi una, come dire, un gruppo di elementi radicali, a volte addirittura iperradicali, e però lo trovi proprio nelle seconde, questo è un po' come mutatis mutandis, scusatemi per la volgarità dell'esempio, però questo è un po' come quello che trovi nelle banlieue francesi o comunque europee, dove gli elementi, banlieue musulmane, dove gli elementi più radicali, più integralisti sono proprio i giovani di terza e di quarta generazione. Per cui io su questa cosa che i tibetani nati e cresciuti in Occidente non tornerebbero in Tibet ho alcuni dubbi. Certo, ci saranno poi quelli così, però io, conoscendoli abbastanza, credo che invece... Io ho parlato con tantissimi tibetani in Svizzera, gente peraltro che la Svizzera è stata molto accogliente con i tibetani, è stata la prima nazione a accoglierne 300 bambini orfani. E i tibetani in Svizzera hanno fatto un'ottima, come dire, certo, riuscita. Io parlavo, che purtroppo poi è morto perché fumava con un turco e ha avuto poi un tumore, ma voglio dire, con un direttore di banca, un tibetano amico mio, che era un direttore di banca, e lui mi ha detto, guarda Piero, io se il Tibet tornasse indipendente, io il giorno do le mie dimissioni, il giorno dopo, e dopo 2 giorni sono in Tibet. Io ho un po' questa impressione, insomma, invece. Ma io penso, adesso questa è la mia impressione, naturalmente, che la modernità abbia trasformato anche un po' il modo di relazionarsi, il modo sociale di relazionarsi dei tibetani. Ricordo, visto che mi parli della Svizzera, dove anch'io sono stato, e ho visto una madre
ancora vestita con il suo grembiulino, eccetera, eccetera, rimproverare duramente la figlia diciassettenne perché si tingeva le unghie. E quindi forse questi anziani sarebbero tornati, oggi ormai questa figlia diciassettenne avrà 50 anni e avrà già a sua volta una figlia ventenne. Guarda, non so se... il direttore di banca di cui ti parlavo era una persona che se la vedevi giacca, cravatta, camicia bianca, io non l'ho mai visto con una cravatta così, eppure... Pronto. Un po' anche in Giappone, insomma, è un discorso molto complicato. Io credo che ci saranno sicuramente delle persone, una parte di questi tibetani della terza o quarta generazione, che non tornerebbero, ma credo che ci sia anche una parte significativa che invece tornerebbe molto volentieri. Ovviamente portando poi in Tibet degli elementi, esatto, di modernità. È chiaro che nessuno pensa di... A cominciare dal Dalai Lama, nessuno pensa di tornare al Tibet che non usava la ruota. Certo. E quindi ci si spostava a cavallo, a piedi o a dorso di yak. Vedo in questo tuo libro due fotografie, una che raffigura te con il Dalai Lama, naturalmente questo era doveroso perché questo autore che scrive le biografie del Dalai Lama non poteva non presentarsi insieme al Dalai Lama nel suo libro. Però qui in copertina c'è una fotografia sulla quale poi vorrei fare delle considerazioni. E tu sei stato accompagnato più volte nei tuoi viaggi anche dal fotografo che ha fatto questa fotografia e che è qui con noi adesso. E quindi direi che se tu lo vuoi presentare, così gli facciamo due domande. Allora, perché... questo signore è uno dei miei più cari amici intanto ed è un ottimo fotografo in generale ed è una persona che ha avuto anche lui il privilegio di poter fotografare in uno spazio temporale piuttosto lungo il Dalai Lama in diverse parti del mondo, tra cui a Milano, perché questa foto è stata scattata proprio a Milano. Quindi è una persona interessante da ascoltare perché è uno dei pochi fotografi che hanno un'esperienza continuata di incontri fotografici e non solo con il Dalai Lama in tutta una serie di spazi e di luoghi molto diversi tra loro. Più volte il discorso con Piero era di riuscire come fotografo a dare un'idea di quello che stavamo vivendo, le nostre esperienze, eccetera, ovviamente incontrando questi personaggi. E ovviamente uno come fotografo coglie tutte le situazioni possibili e immaginabili, tra cui questa foto di copertina che Piero ha caldeggiato sin dall'inizio perché fosse la scelta per essere quella effettivamente a rappresentare il suo libro. Ed è stata anche, con orgoglio, è stata anche scelta anche dal rappresentante segretario di Sua Santità, che ne ha apprezzato il significato anche per certe situazioni che colgono nella simbologia di quando il Dalai Lama parla. Il problema è che quello che Piero mi ha chiesto per la serata, mi ha detto che tu dovresti parlare di quando tu fotografi uno di questi personaggi limitativi ovviamente, e cosa cerchi di tirar fuori da un'immagine. Io non cerco di tirare fuori niente perché purtroppo sono loro che tirano fuori, sono le immagini che parlano da sole. No? Io devo cogliere ovviamente il momento dell'espressione, eccetera. E cioè, più che altro la difficoltà che mi trovo delle volte con Piero è che lui sa scrivere benissimo e io con le immagini devo condensare quello che lui ha scritto, e che ovviamente non è sempre semplice. Per cui lui, chiaramente con le parole, se riesce a descrivere una situazione, un particolare, cioè, con un'immagine, o ne fai tante
cose che però, ha ragione, è già stanco, già stanco. No. E cose che delle volte o fai un portfolio di immagini per cui dai la sensazione o fai un video, per cui un'immagine deve collocarsi all'interno di una coerenza con un testo che, come ripeto, per me Piero sa assolutamente scrivere benissimo e sa spiegarsi benissimo. Questo libro io l'ho vissuto personalmente perché gli ho detto, siccome per questa serata Piero mi ha detto devi assolutamente fare un favore, esserci, e per me è solamente un piacere, me lo sono letto tutto, e anch'io mi sono trovato di fronte a dire, madonna, sono 500 passapagine, adesso che cavolo faccio? E come diceva Piero, non è che posso saltarle, perché dopo alla fine, cosa racconto se per caso... Cioè, e me lo sono letto, e ma veramente me lo sono bevuto, perché alla fine è scritto in una maniera incredibile. Molte cose le conosco personalmente, perché o mi hanno informato, o le ho vissute, eccetera. Altre sono venute a conoscenza proprio perché Piero, ovviamente, a parte la sua immodestia, lui è veramente una fonte inesauribile di conoscenza per quanto riguarda il Tibet e la civiltà tibetana. Per non parlare ovviamente della possibilità di aver incontrato Sua Santità parecchie volte, e questo è che ha permesso anche a me di fare altrettanto, non la stessa frequenza ovviamente, però mi ha dato, diciamo, io ho iniziato con Piero a frequentare il mondo buddista, soprattutto il buddista tibetano, perché la prima volta che ho incontrato Dalai Lama è stata proprio perché Piero, che non poteva partecipare a Udine, mi ricordo, nel 2010, a un convegno dove era invitato la Sua Santità, e io mi sono trovato lì a dire, e con Piero a dire, vai assolutamente, io sono riuscito a intrufolarmi come giornalista, scrittore, il segretario personale di tutti, invece no, alla fine sono riuscito ad essere presente, e dove sono riuscito, a detta di Piero, a fare delle immagini che effettivamente mi hanno colto il personaggio, e lì ho cominciato a conoscere la Sua Santità, che poi ho avuto il piacere, l'onore di conoscere anche personalmente presso il proprio domicilio, anche nel tempio. Cioè, veramente è un personaggio che non mi ha mai, nonostante la sua dimensione ovviamente rispetto alla mia, che non esiste, nel senso che mi ha sempre messo a proprio agio. Non ho mai avuto un minimo di titubanza nei suoi confronti. Anzi, è uno che ti basta la sua risata e ti ha fregato, no? Tu sei già con lui, sei già con lui. Poi il fatto che prima Pagintugo mi abbia detto che uno comincia, c'è un detto tibetano che dice uno comincia a camminare, si unisce uno e diventa un compagno di viaggio, poi diventa amico. Poi alla fine, non so se dopo tanto tempo, magari uno si scoccia anche di fare lo stesso percorso, prima di diventare la simbiosi del personaggio. Però io con Piero ho fatto veramente, finora ho fatto un percorso meraviglioso in questo mondo tibetano, e spero di poterne fare ancora, perché mi ha permesso di fare delle conoscenze e delle possibilità personali, come si diceva, di crescita personale. Io non sono diventato così compassionevole, magari sono meno, sono un po' più istintivo su certe mie reazioni, però anch'io effettivamente devo ammettere che con questa introduzione a questo mondo riesco delle volte a limitare le mie reazioni. Poi da un punto di vista fotografico mi ha permesso di fare delle cose che molti fotografi potrebbero anche invidiarmi, e questo da parte mia non è modestia o meno, diciamo, ho avuto questa possibilità e io l'ho colta al volo, insomma. E questo è veramente... Guarda, noi abbiamo apprezzato le fotografie che tu hai fatto in diverse circostanze, perché fai delle mostre e noi siamo stati presenti. Però vorrei fare una domanda per chiudere questa intervista con il fotografo, ma la vorrei fare anche a te. Io credo che i fotografi abbiano un occhio particolare nell'inquadrare le situazioni, e che riescano anche a vedere nella fotografia che fanno delle cose che normalmente una persona ordinaria che non fa questo mestiere non riesce a intuire, o sulle quali non riflette. E questo forse
potrebbe anche riguardare un po' il percorso che ha fatto Piero Verni scrivendo la biografia del Dalai Lama e incontrandolo più volte, ma non emerge, credo, dal libro, ma nemmeno dalle parole che lui dice. Allora la mia domanda è: tu come fotografo e tu come scrittore che hai frequentato il Dalai Lama più volte, non avete mai intuito negli occhi del Dalai Lama un pizzico di solitudine? Ma cogliere la solitudine negli occhi di qualsiasi persona che non abbia dei particolari problemi non è facile. È facile come fotografo, ne parlo come fotografo, che io sono anche uno che va in cerca anche antropologicamente dei volti, del significato di volti. Il Dalai Lama, di più che di solitudine, è uno che ovviamente è costretto a essere isolato da tutto il resto. Per cui tu vedi la differenza che c'è tra lui, che si mette sempre a disposizione ed è sempre ovviamente a portata di chiunque, e lui ha una posizione che è irraggiungibile, per cui lui la vive anche, e nella sua meditazione probabilmente, nella sua preghiera quotidiana, sicuramente la fa sua. Io penso che lì il coraggio di affrontare ogni giorno la situazione del Tibet, della situazione attuale, eccetera, per me è disarmante solo al pensiero di quanta tragicità c'è in una situazione del genere. Per me il Dalai Lama, che è il riferimento non solamente del popolo tibetano, ma è diventato un riferimento anche per un certo tipo di pensiero filosofico o di vita di tante persone, non è facile, diciamo, esserlo. Io, come ripeto, non mi metto in confronto, solo il pensiero mi viene la vertigine. E invece lui non ha mai avuto un momento, almeno non l'ho mai visto, magari in solitudine lo fa, perché per carità è una persona immensa, però tutti abbiamo le nostre debolezze, no? E nella sua solitudine può darsi abbia manifestato una richiesta di energia a se stesso per affrontare quello che ogni giorno lui affronta. Però è un personaggio che per me non ha mai e non si può permettere di dimostrare debolezza. Solitudine non è debolezza, perché anche la meditazione è solitudine. Sì, ma la solitudine, ma sì, ma lui non può essere isolato da tutto quello che gli sta attorno. Lui è un simbolo che non può assolutamente isolarsi, almeno in pubblico, non può mai isolarsi da quello che è la realtà, secondo me. E Piero cosa ci dice? Ma guarda, se posso, io non leggo mai cose mie, ma dato che io il capitolo 10 inizia così: come deve essersi sentito solo e con lui tutto il suo popolo, Tenzin Gyatso negli anni 60. Il mondo non aveva occhi per la tragedia tibetana. Passato il primo momento, nemmeno la stampa trovava interessante occuparsi di quello sperduto tetto del mondo sul quale peraltro non si poteva nemmeno andare. Allora, io ricostruendo un pochino le vicende anche storiche, oltre che biografiche del Dalai Lama, credo che ci sia stata una solitudine in quegli anni, ma credo che sia stata una solitudine però collettiva. Cioè, loro avevano subito una delle peggiori ingiustizie del mondo e nessuno se ne occupava. Devo dire che, per quello che riguarda invece la mia esperienza, fisica con il Dalai Lama, onestamente non ho mai trovato. A volte, quando lui mi parla, per esempio, mi ha parlato delle difficoltà, della sordità della dirigenza cinese o della gran parte della dirigenza cinese, ho colto dolore e delusione. Ma solitudine no, anche perché, come diceva un po' anche già Pietro, lui è un tutt'uno col popolo tibetano. Quindi
è difficile, io ho tentato di raccontarlo, ma dato che non è vero che scrivo così bene come cortesemente ha detto Giampiero, è molto difficile raccontare questa energia proprio, questo ponte di energia. Io in due minuti vorrei raccontare una cosa che appunto racconto anche nel libro. Io ero a Dharamsala con Vicky Seveniani e anche il mio amico Claudio Cardelli, che è una persona veramente molto in gamba e che è un ottimo presidente d'Italia, dell'Associazione Italia-Tibet. Stavamo facendo una serie di interviste al Daneau, così. Eravamo in albergo e a un certo punto un attendente del segretario privato del Dalai Lama ci viene a chiamare e ci convoca a palazzo, come dire, perché volevano che noi testimoniassimo e anche, ovviamente, anche fotografassimo e filmassimo un incontro del Dalai Lama con un gruppo di tibetani. Era un gruppo di tibetani appena arrivato dal Tibet ed erano delle persone veramente disperate. Se io ho visto la disperazione negli occhi di qualcuno, l'ho vista lì. Io mi ricordo come fosse ieri, questo corridoio che porta a questo, come dire, patio in cui il Dalai Lama incontra i tibetani, è molto lungo, fate conto che è lungo come tutta questa sala, e cominciavi a sentire i singhiozzi, i pianti, i lamenti di questo gruppo di una ventina di tibetani, donne, uomini, monaci, bambini, che peraltro affrontano un calvario per scappare clandestinamente dal Tibet occupato in India, ed era una cosa che ti colpiva, perché poi quando arrivavi lì, proprio nel patio, vedevi, ti trovavi di fronte a una sorta di dolore assoluto, di dolore assoluto. E io dico, adesso che succede quando arriva il Dalai Lama? Beh, a un certo punto arriva il Dalai Lama, adesso non per fare una cosa geografica, però è così, quando lui entra zitto, in silenzio, li guarda, tu vedi questo dolore scemare come una marea. A me ricorda le maree bretoni, quando vedi veramente il mare ritirarsi, e pian pianino questi singhiozzi si sono cessati, le lacrime non c'erano più, questi volti distrutti proprio dalla tragedia cominciavano a rasserenarsi, e solo allora il Dalai Lama ha cominciato a parlare in tibetano, ovviamente. E questa è una cosa, ora si parla tanto dei miracoli dei Lama. Io onestamente qualche cosa di particolare l'ho visto in tutti questi anni, ma onestamente non ho visto nessun Lama cavalcare l'arcobaleno così. Però se ho un miracolo assistito, l'ho assistito in quella mattina. In quella mattina. Senti, invece dovevi fare delle considerazioni che ti hanno fatto le persone. Ah, sì, poi volevo, scusami, Giampiero mi ha fatto in mente una cosa che non avevo detto. Io tra le tante fortune ho avuto anche la fortuna di avere avuto come editor il Geshe dell'ufficio privato del Dalai Lama. Perché? Perché il Dalai Lama aveva scritto una molto carina prefazione alla mia prima edizione, e per me sarebbe stato più che sufficiente. L'editore invece ha spinto, e alla fine ho dovuto veramente un pochino arrossendo, per fortuna scrivevo e non si vedeva, chiedere una seconda prefazione a questa nuova edizione. Loro sono stati molto cortesi, però giustamente, come nel caso della prima, Dalai Lama aveva scritta su un canovaccio in inglese, hanno voluto una traduzione, per quanto elementare e rozza, fatta quasi tutta con Google, però per capire questa cosa qui. E devo dire che veramente ha avuto una reazione molto gradevole questo Geshe, il quale ha dato dei giudizi veramente positivi. Ma tutto questo perché? Perché quando si è trattato di scegliere la copertina c'erano diverse opzioni. Quella che a me sarebbe piaciuta di più era un tratto, un disegno in bianco e nero del profilo del Dalai Lama, che trovavo bellissimo. Però
non è piaciuta al Geshe e allora gli abbiamo sottoposto una serie di fotografie. Quando le abbiamo mandato questa, che come fotografia era quella, come ha ricordato, io avevo caldamente proposto, lui ha detto no, questa è la foto di copertina. No, io se posso avere 5 minuti. Allora, per rompere un pochino anche questo clima così ingiustamente apologetico nei confronti del libro mio, voglio citare un piccolo episodio che mi è capitato ieri. Allora, ieri sono andato a pranzo da una delle mie più vecchie e care amiche, proprio un'amica del cuore, si potrebbe dire, la quale molto cortesemente non solo aveva letto il libro che io le avevo dato, ma aveva fatto una vera e propria esegesi del libro, ma nemmeno un bravo professore che legge la tesi di un suo studente. Ora io ovviamente nelle vesti di maturando sono un pochino attempato, però mi sono trovato di fronte a una cosa che mi ha colpito e mi ha anche in qualche modo commosso. Questa persona, che comunque en passant è anche qui tra noi e che saluto, ha fatto una serie di rilievi critici che volevo condividere con tutti voi. Due onestamente non mi hanno molto convinto, due rilievi critici. Uno era che in alcuni passaggi del libro l'elemento storico tende a prevalere sulla figura del Dalai Lama. Lei ha detto, se non mi ricordo male, rimane un po' sullo sfondo. Questo però non è stata una cosa che io ho subito, ma che ho voluto, perché io credo che una serie di riferimenti storici sono indispensabili, anche al costo di per qualche pagina, e quindi questa era la prima idea. Il secondo era relativo al capitolo su Chuden, su questa ferita che hanno inflitto proprio al Dalai Lama e alla comunità buddista, e questa mia carissima amica, che è anche un'ottima giornalista, diceva che era forse un po' troppo per specialisti. Però anche se questo è vero, io credo che non si possa fare un libro una biografia del Dalai Lama senza dedicare un capitolo a questo. Io peraltro, io mi sono limitato in questo capitolo alla ricostruzione storica. Per quanto riguarda l'argomento, come dire, tra virgolette teologico, mi sono affidato solamente alle parole del Dalai Lama, con il quale ho discusso più volte di questa cosa. E quindi anche questo devo dire. Poi c'è un terzo rilievo critico al quale secondo me bisogna dare ragione. Allora, questa mia amica ha detto: scusa Piero, ma perché io ho fatto in questo libro una cosa molto cronologica, nel senso che ho cominciato da quando lui è nato, l'ho seguito. Il penultimo capitolo è dedicato a una cosa molto importante, che è il rapporto del Dalai Lama con il mondo scientifico. Il Dalai Lama sono 30 anni che ha stabilito un incredibile ponte con alcuni dei più importanti esponenti del pensiero scientifico, scienziati dei quanta, matematici, filosofi, pedagoghi, psicologi. E questa mia amica ha detto: perché non hai cominciato direttamente da questo capitolo, che è forse il più importante, e poi hai fatto come nelle tecniche cinematografiche, hai proceduto per flashback? Questo dimostra come sia una giornalista molto più brava di me, perché a me questo non era venuto in mente, e credo che forse sarebbe stato meglio così, onestamente. Comunque è andata così, speriamo che sia un peccato lieve. Allora, siamo in chiusura, ovviamente, perché sarebbe piacevole continuare a sentire le esperienze dei nostri due, del fotografo e anche dell'autore. Io chiuderei con una domanda, proprio perché questo riferimento agli scienziati ci cala in una realtà attualissima, e quindi il fatto che il Dalai Lama da diversi anni
si è in dialogo con questi rappresentanti. Diversi decenni. Vuol dire chiaramente che ha vissuto bene questa realtà occidentale ed è in grado di dialogare con queste figure proprio grazie alla sua profonda cultura e certamente alla sua esperienza meditativa, io direi che è estremamente importante. Allora la domanda con la quale chiuderei questo incontro, ringraziando naturalmente tutti e due per la presenza, ma anche la giornalista là in fondo e quelli che hanno voluto partecipare a questa presentazione del libro, direi che tu hai raccontato in modo semplice e preciso la storia del Dalai Lama e quindi tutti potranno, leggendo questo libro e leggendo anche le altre pubblicazioni che tu hai fatto sulla cultura e sul Tibet, anche le traduzioni che tu hai curato, direi che la storia del Dalai Lama la conosciamo, un po' di storia del Tibet la conosciamo, ma la storia ricorderà il Dalai Lama? Guarda, adesso non voglio fare l'invasato del Dalai Lama, ma proprio da giornalista, da cronista, ma io credo che se il quinto e il tredicesimo Dalai Lama sono ricordati oggi come il grande quinto e il grande tredicesimo, Tenzin Gyatso sarà ricordato come il grandissimo quattordicesimo. Lui ha fatto, grazie a lui e poi al suo popolo, altri maestri, ma all'inizio degli anni 60 nemmeno i più cari amici del Tibet e della cultura tibetana erano pronti a scommettere una lira sulla sopravvivenza della civiltà tibetana dopo quel popò di tempesta che gli era caduta addosso. Ebbene, oggi, 60 e passa anni dopo, noi possiamo dire senza ombra di dubbio che l'essenziale di quella civiltà è stato salvato. E io credo che questo sia potuto accadere proprio grazie alla guida illuminata, è il caso di dirlo, di questo Dalai Lama. Su questo non ho, onestamente, io che sono pieno di dubbi, ma su questo non ho dubbi. Poi il Dalai Lama sarà ricordato anche per questa sua visione così aperta, così non settaria. Purtroppo il settarismo interreligioso è stata una piaga che ha attraversato la storia del buddismo in Tibet e lui da questo punto di vista ha fatto veramente miracoli. E poi per questa sua capacità di incontro con gli aspetti più elevati della contemporaneità e della modernità, di cui proprio questo incontro, che ha dato poi vita addirittura a un istituto della Science and Mind Institute, qualcosa del genere. Quindi sì, io credo che questo Dalai Lama sarà veramente ricordato nella storia del Tibet. E non solo, perché oggi il Dalai Lama, come dimostra questo incontro con la modernità, non è più solo il leader di 6 milioni di tibetani e di qualche milione o decina di milioni di buddisti non tibetani nel mondo, ma è proprio un'icona della cultura contemporanea dalla quale io credo non si possa prescindere, non si potrà prescindere tra 100 anni, scrivendo la storia della seconda metà del XIX secolo e della prima del XX. Bene, io credo che qui tu abbia già concluso bene questo nostro incontro. Io vorrei aggiungere una cosa, un augurio. In genere si fanno le dediche quando noi facciamo le nostre pratiche. Io invece faccio un augurio. Auguro al Dalai Lama una lunga vita e a te la possibilità di rivedere ancora più volte questa sua lunga vita con dei nuovi capitoli. Speriamo, cominciando con quello scientifico. Grazie. Di nuovo.